Ieri, giovedì 19 settembre 2024, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Ad appena pochi giorni dall'inizio del reality show, sono già iniziate le polemiche sui social da parte dei telespettatori, ai quali non sfugge niente. In particolare, alcuni utenti hanno sottolineato che alcuni concorrenti hanno già iniziato a fare strategie all'interno della casa. Tre VIP in particolare, avrebbero violato il regolamento. Cos'è successo? Continua dopo le foto. Iniziano le strategie al Grande Fratello, in queste ore all'interno dell'appartamento più spiato d'Italia, sono nate le prime amicizie e le prime antipatie. Durante la puntata di ieri abbiamo notato la vicinanza tra Shai la Gatta e Lorenzo Spolverato ad esempio. I legami tra i concorrenti del Grande Fratello sono fondamentali perché determineranno le sorti del gioco, nel quale però il pubblico ha sempre l'ultima parola. Durante la puntata di ieri, è arrivato il momento di fare le prime vere nomination di questa edizione, e si è così entrati nel vivo del gioco. E con la scelta di chi mandare al televoto, sono iniziate inevitabilmente anche le prime strategie. Alcuni concorrenti sono stati beccati mentre si accordavano sulle nomination e ovviamente l'accaduto non è sfuggito agli occhi attentissimi dei fan della trasmissione, che hanno sottolineato che questo è un atteggiamento vietato dal regolamento. Chi è finito in nomination ieri, giovedì 19 settembre, sono stati presentati i nuovi inquilini della casa, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Elena Prestes, Maria Vittoria Minghetti e Michael Castorino. Questi ultimi ovviamente erano immuni. Alfonso Signorini ha chiamato a raccolta i concorrenti per dare il via alle nomination segrete. Ogni protagonista è stato chiamato a dare il nome di uno dei suoi compagni d'avventura all'interno del confessionale. Giulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Lorenzo, Luca e Lenonella Rai sono finiti al televoto. Alcuni concorrenti, prima di andare in confessionale, si sarebbero messi d'accordo.